credo che uno dei problemi sia veramente di una dimensione di cambiamento che ha tanti aspetti, tanti livelli. E questi vari livelli vanno capiti, sono i problemi di una nuova legittimità del visitatore, di processi di trasformazione economica e amministrativa delle pubbliche amministrazioni, che vanno comunque tenuti in conto in modo sempre crescente, non perdendo la specificità proprio del discorso delle organizzazioni artistiche e delle heritage. Dopodiché non è che ci siano delle formule facili di soluzione, no? Però c'è un problema di sostenibilità, di fattibilità, che è a tutto tondo, cioè è sia architettonica, sia ecologica, ma è anche organizzativa, istituzionale. Detta in modo semplice, quante volte abbiamo processi di trasformazione che hanno idee bellissime, magari hanno anche grossi finanziamenti, ma il problema poi di quando si apre il museo, e quali sono le condizioni operative per poter gestire questa organizzazione, viene dimenticato e subito dopo aperto si deve chiudere perché non ci sono i fondi, non c'è la fattibilità economica. E probabilmente un punto dal quale si può partire per poter implementare queste criticità che ha messo in campo Luca Zanna nel suo intervento è, lungi da ricette, lungi da formule, lavorare sulle specificità delle resistenze al cambiamento che ciascuna realtà, con la propria storia, con le proprie connotazioni, con le proprie specificità, mette in campo. Resistenza al cambiamento viene spesso vissuto come una brutta parola, come qualcosa che non dovrebbe succedere. In realtà si tratta di una risorsa molto importante sulla quale poter lavorare per poi poter tradurre i disegni politici e amministrativi in possibili azioni, ma fatto con prudenza, fatto con la parola sostenibilità, appunto prima il collega amico Luca Zanna faceva riferimento.